Fanciulle e fanciulli, buonasera, dovrei essere in diretta. Allora, sto facendo una diretta dalla mia pagina Facebook Realness Creator. Adesso la posterò anche sul mio profilo. Intanto, se mi sentite bene, mettete un cuore, mettete un mi piace, scrivete qualcosa così capisco se ci siete o meno. Qui mi dice live. Poi scrivete uno se state guardando questo video in diretta con me o due se lo state vedendo in replay. Ormai sapete già tutto come funziona. Allora, aspettate un attimo che cerco di andare a... Allora, ci sono in diretta. Cerchiamo di condividere questa diretta piuttosto adesso sul mio profilo. L'analogia del bambino. Immaginate un bambino o vostro figlio o un parente, un nipote, qualsiasi cosa che litiga a morte con un altro bambino e viene da voi con questa rabbia e vi comincia a parlare, parlare di quanto questa situazione lo faccia arrabbiare, di quanto il problema sia grosso per lui, di quanto dolore abbia in quel momento. Le cose sicuramente da non fare è dirgli: guarda, stai zitto, non è una cosa importante, vieni via perché è veramente un problema. Tu ti sorprendi quasi a pensare quanto un problema così piccolo, una questione così piccola per quel bambino possa essere ingigantita così tanto e possa risultare un problema enorme per lui o per lei. E effettivamente per quel bambino è un problema importante. In quel momento è tutto, è tutta la questione, è tutta la sua vita. Ciao Antonia, fantastico, grazie, grazie mille. Quindi una cosa da non fare è semplicemente dirgli: ma no, sono cavolate, ma come puoi anche pensare che questa sia una cosa importante? Stai zitto, cammina e vieni via. Ma d'altro canto non puoi neanche invitarlo a razionalizzare, a fargli con la logica, fargli capire per quale motivo questo problema non è un vero problema in realtà, perché per lui è un problema, c'è dentro. La cosa che si fa di solito è lasciarli parlare, lasciarli sfogare finché la cosa non segue il suo corso e non si esaurisce. E poi paradossalmente magari presenti a questo bambino la persona, l'amichetto, lo presenti, guarda, vieni, te lo presento, eccolo qua, ti presento questo altro bambino, così improvvisamente si ritrovano a giocare per ore. E un attimo prima stavano lì a quasi a darsi le coltellate, e poi invece li vedi giocare insieme per ore ed ore ed ore. Che cosa è successo? Semplicemente che questo bambino ha lasciato esprimersi quello che era la sua rabbia, il suo dolore, e tu l'hai ascoltato. Ma questa stessa analogia avviene anche per quanto riguarda noi. Ogni volta che abbiamo dei pensieri negativi o che noi classifichiamo come negativi, abbiamo delle emozioni fastidiose che non ci piacciono e che portano di conseguenza dei pensieri negativi. Cosa succede? Che abbiamo diverse scelte a disposizione. Quello che ci viene detto dai libri di crescita personale, appunto, i video, eccetera, è di no, sposta la tua concentrazione sul positivo, pensa positivo, non pensare a quella cosa e quindi controlla i tuoi pensieri, ovvero, cioè, ogni volta che si presenta il pensiero negativo, controllalo, passa avanti e vai oltre, cambia il focus. Non è possibile. Se pensiamo bene a tutta la quantità di problemi, di pensieri negativi che noi abbiamo durante una giornata, la scienza oggi è molto chiara su questo. Abbiamo fino a 60.000 pensieri al giorno. Molti di questi sono pensieri negativi. Ve lo immaginate a dover controllare ogni pensiero negativo? Buona fortuna, perché è un'impresa titanica, è un'impresa che richiede un'energia incredibile, un controllo incredibile che non è auspicabile. Allora, leggevo l'altro giorno per l'ennesima volta un libro di Hawkins, che ha scritto, il primo libro che ha scritto era Potere versus Forza. L'altro libro che ha scritto, su cui mi sto concentrando adesso, è proprio quello del letting go, del lasciare andare. Adesso vi spiegherò poi nel corso della diretta che cosa significa, che cos'è il lasciare andare. Intanto, quando io dico la parola lasciare andare, voi a che cosa pensate? Se me l'aveste chiesto qualche anno fa, quando mi si diceva lascia andare, le associazioni mentali che mi venivano erano abbastanza negative.
negative. Era il mollare, il darla vinta, era il dimostrarsi di non avere abbastanza forza per fronteggiare un problema. Erano tutte associazioni depotenzianti per me. In realtà, quello che è il lasciare andare è lo sperimentare poi, quello che ho capito su di me, è lo sperimentare una grandissima libertà che deriva dallo scegliersi le battaglie che si vogliono, in cui ci si vuole impegnare. Il lasciare andare non significa né condonare comportamenti, non significa perdonare nel senso di appunto giustificare dei comportamenti, ma significa proprio liberarci istantaneamente di zavorre che ci portano in basso, che ci risucchiano in basso e ci impediscono di fare quello che dobbiamo fare per vivere una vita di un certo tipo e per attirare quello che desideriamo, ovvero innalzare le nostre vibrazioni. È Hawkins che ha fatto quella che ormai è conosciuta come la scala di Hawkins, in cui ci sono tutta una serie di emozioni messe in una sorta di scala, di classifica, classifica non per merito o demerito, non per positivo o negativo, ma semplicemente in una scala di frequenze, e parte dalle frequenze più basse in cui si trova la depressione, il senso di vergogna, il senso di colpa, sono la tristezza, sono proprio tutte quelle emozioni più spiacevoli che proviamo e che ci tirano in basso, ci impediscono di innalzare le nostre vibrazioni verso quelle più alte, intanto verso la neutralità e poi da lì andare oltre, andare verso l'emozione della pace, dell'amore, della gioia. Fino a poi l'illuminazione, che a quanto pare è uno stato vitale, è proprio un'emozione, ok? E lui ha classificato proprio tutte queste emozioni in base alla frequenza, alla vibrazione che ognuna di queste emozioni porta con sé. Quindi quello che si fa di solito quando si medita, quello che si fa di solito quando si recitano i mantra, quando si cerca di innalzare le proprie vibrazioni stando meglio, quindi quello che si fa grazie alla meditazione è proprio di innalzare queste vibrazioni e spostarci verso vibrazioni più alte, attrarre di conseguenza desideri che sono in sintonia con queste vibrazioni. Ma allo stesso tempo, quello che è richiesto fare per arrivare a certe vibrazioni è il lasciare andare di tutte quelle zavorre che ci impediscono di fare innalzare queste vibrazioni. Allora, io mi sono presa un sacco di appunti perché voglio essere sicura di non dimenticarmi niente. Una cosa che lui ripete nel libro tantissimo è quello di cercare di smettere di cambiare i pensieri e concentrarsi casomai sulle emozioni, perché non sono come viene spesso detto nella psicologia spiccia un po' da supermercato o nella crescita personale un po' così superficiale, non sono i pensieri a portare le emozioni, ma sono viceversa le emozioni che nascono e portano con loro una serie di emozioni. Addirittura i pensieri sono come catalogati dentro alla nostra mente in vari file e questi file sono le emozioni. Per esempio, l'emozione della gioia ha con sé una serie di pensieri che riguardano l'emozione della gioia. L'emozione della rabbia porta con sé tutta una serie di pensieri che riguardano la rabbia. Quindi questo è subito un game changer, come si dice all'inglese, qualcosa che cambia completamente le regole, del gioco. Quindi emozioni che portano pensieri. Ora, quindi ci sono diversi modi che noi utilizziamo per gestire queste emozioni che non ci piacciono, che ci fanno star male. Ci sono intanto due principali che lui evidenzia nel libro. Uno è la soppressione. Quante volte ci capita di avvertire un'emozione negativa che noi classifichiamo come negativa, che non ci piace, e di sopprimerla consapevolmente, perché la soppressione è un qualcosa che riguarda la coscienza, siamo coscienti quando lo sappiamo.
arriva l'emozione che non ci piace con i relativi pensieri e sopprimiamo, come buttare dentro a un cesto della spazzatura la spazzatura e pressarla dentro finché poi non ne mettiamo altra, non ne mettiamo altra ancora, premiamo sempre più, sopprimiamo tutto consapevolmente. Esiste un altro modo che utilizziamo per far fronte a queste emozioni spiacevoli, che è il reprimerle invece, che è qualcosa che riguarda il subconscio, cioè quelle emozioni che, di cui non siamo neanche consapevoli, emozioni che ci rendono, ci fanno sentire magari in colpa. Viviamo in un paese che è attaccato all'idea di sesso. Tantissimo stigma, tantissima colpa e ci sono moltissime persone che hanno inconsapevolmente represso tantissimo questa sensazione di colpa legata alla sessualità fino a farne diventare della sessualità un'ossessione. Perché la controparte di quando sopprimi o reprimi è l'espressione, perché l'emozione si deve esprimere, deve trovare una sua espressione. Quando tu reprimi è come se tu agitassi una bottiglia di Coca-Cola tantissimo, ci metti dentro anche pure una caramella come facevamo da adolescenti o alle medie, ci metti pure una Mentos dentro, chiudi il tappo, agiti fortissimo, fortissimo, poi pensi che vada tutto bene, apri il tappo, pum, e scoppia tutto. Per forza. Perché è un'energia l'emozione, l'energia non si crea, non si distrugge, deve essere espressa, si trasforma, comunque si manifesta. Quindi sicuramente il sopprimere e il reprimere lì per lì può magari alleviarti il senso di disagio, è per questo che lo facciamo, il senso di non piacere, ma alla fine può creare danni, perché poi magari hai scoppi di collera inattesi quando non te l'aspetti, ti ritrovi ad essere depresso senza sapere perché. Io ne so qualcosa riguardo a questo, perché è il devo pensare positivo a tutti i costi. Quando arrivano pensieri negativi, c'è subito il senso di colpa perché non va bene, allora io reprimo o consapevolmente o inconsapevolmente quell'emozione, quel pensiero, quell'emozione, e quindi poi cosa succede? Che in qualche modo si deve esprimere, in qualche modo tutta questa energia che tu usi per tenere tappato tutto, per tenere buone queste emozioni, prima o poi si deve esprimere in qualcosa. Ora, quindi, come dicevo, mi ero segnata qui proprio ogni emozione si deve esprimere. Ora, l'espressione, quando si dice ti devi esprimere le tue emozioni, devi parlarle, devi buttarle fuori dal petto, ti devi togliere i rospi dalla gola. Allora, questo è sia positivo che negativo. C'è una sottile linea rossa che determina quando stai esprimendo troppo o quando stai effettivamente esprimendo il giusto perché sia una cosa terapeutica. Ora, quando è che esprimi troppo? Quando, e questo lo chiamo, la vedo come un'analogia, come la patata bollente, la chiamo la patata bollente. Quando esprimi troppo è quando tu prendi il tuo problema, la tua emozione negativa, il tuo sentire negativo e lo getti letteralmente addosso a un'altra persona. Ecco qua la mia bella patata bollente, te la tiro a te e adesso sono cavoli tuoi, adesso sta a te reprimere e sopprimere tutta questa negatività perché io ho bisogno di sfogarmi, ho bisogno di buttar fuori. E ci sono persone che hanno estremizzato l'esprimere, i narcisisti, persone veramente che in quel momento non si stanno rendendo conto che così facendo non stanno assolutamente né aiutando se stessi né aiutando l'altra persona e soprattutto creano rapporti tossici fra loro e le altre persone. Quindi c'è anche lì un equilibrio tra il reprimere e l'esprimere, ok? Ora, cosa facciamo anche oltre all'esprimere troppo, oltre al reprimere, al sopprimere? Scappiamo. E questo siamo un po', fra virgolette, coinvolti tutti in questo meccanismo. Che cosa intendo per scappare? Vi è mai capitato di sentire emozioni di tristezza forte e di decidere di distrarvi con il mangiare, per esempio?
In casi peggiori, l'alcol, in maniera smodata, le droghe, il distrarsi costantemente attraverso un videogioco, eccetera. Ora, attenzione, non c'è niente di male nel bere dell'alcol, non c'è niente di male nel decidere di distrarsi davanti a un film, davanti alla televisione, non c'è assolutamente niente di male nell'uscire fuori con gli amici per distrarsi e prendersi una boccata d'ossigeno. Ci sono momenti della nostra vita, di tutti noi, in cui è necessario non lavorare sulle proprie emozioni, è necessario dire ok, adesso io mi distraggo, non ho tempo da dedicare al lavoro sull'emozione, mi distraggo, bisogna farlo velocemente. Occhio che quando lo fai troppo può diventare veramente un problema, può diventare una dipendenza. Per quanto mi riguarda, io per anni ho represso alcune emozioni fastidiose, qui faccio un bel coming out, con il cibo. E in alcuni momenti della mia vita, tutt'oggi, lo faccio ancora, perché in certi momenti si abbassano talmente tanto le difese, emerge talmente tanto del sottobosco, e in certe situazioni non mi do il permesso di lavorare su quell'emozione, e allora la prima cosa che si associa a un'emozione di dispiacere, un'emozione di fastidiosa, è la voglia di cibo. Oggi lo so, per cui non credo più, ho fame, vado a mangiare e lì metto un bel tappo sull'emozione negativa, fino alla prossima volta, fino a che non si ripete il problema o con la stessa cerchia di persone con cui si è creato o con la stessa situazione o con altre mille situazioni che si creeranno uguali, identiche a quella che ha generato il problema all'inizio, in altre circostanze. Vi è mai capitato di passare magari da una relazione all'altra e trovare gli stessi problemi, o da un lavoro all'altro e trovare gli stessi problemi che vi generano le stesse emozioni, semplicemente perché non le abbiamo affrontate la prima volta e la vita ce le rimette davanti costantemente? Allora, in quei momenti c'è da fermarsi semplicemente, da dire ok, la fame o il desiderio di distrarmi, o eccetera, è soltanto un meccanismo di difesa. C'è semplicemente da fare un altro lavoro e lasciare andare l'emozione che adesso vi spiego. Ed è veramente una cosa tra le più semplici che possano esistere su questo mondo, ma proprio perché è così semplice, la maggior parte delle persone non lo fa perché pensa che non sia efficace, perché non ci crede. E adesso parleremo anche delle credenze limitanti che si generano proprio perché non ci credi. Quando le cose sono troppo facili, non ci credi. Allora, entriamo nel vivo del cosa vuol dire lasciare andare. E io vi ricordo, ho già fatto delle live riguardo a questo, ho già fatto dei video, perché ogni volta che mi immergo dentro a una nuova, magari mi metto a studiare una nuova filosofia orientale, una nuova mistica occidentale, o leggo un nuovo libro illuminante, ritrovo sempre la stessa verità, la stessa precisa identica verità. Il lasciare andare, l'accogliere prima di tutto, il benedire quello che c'è, il ringraziare addirittura, anche se non provi l'emozione del ringraziamento, della gratitudine, quindi, e poi lasciare andare e affidare. Per quanto riguarda un cattolico, un cristiano, al tuo Dio. Per quanto riguarda una persona atea, magari a un tuo sé superiore. Per quanto riguarda una persona che è spiritualmente, che è più spirituale, all'energia dell'universo, a qualsiasi cosa che non sia te, ma che sia la parte più grande di te, la parte migliore di te, la parte più illuminata di te, qualsiasi cosa. L'affidare questa emozione a questa cosa, a questa realtà. E adesso vediamo più di preciso, quando ti accorgi che stai per sopprimere, stai per reprimere o stai per scappare da questa emozione fastidiosa, io ti dico fermati, fermati, siediti. Datti il tempo di chiudere gli occhi, fare un bel respiro, sentire l'emozione nel corpo, sentire l'emozione nel corpo, senza peraltro iniziare a pensare da che cosa dipende, da chi è derivata, ma è colpa sua, non è colpa, è colpa mia, è colpa di quell'altro, quindi senza andare all'esterno, ma sempre sentendo all'interno di noi stessi l'emozione.
Darsi il permesso di sentire, ho fatto una live che si chiama Decidere di sentire, che è importantissima, se non l'avete vista andatela a vedere. E quello che dice Hawkins nel libro è proprio di accogliere, ti accolgo, ti benedico e ti lascio andare a che cosa vuoi tu? Dipende, ripeto, dal tuo credo, dal tuo credo. A Dio, all'universo, al tuo sé superiore, alla vita, a madre natura, a qualsiasi cosa. Ora, nel fare questo, nel guardare l'emozione, nell'osservarla, nel sentire, tu ti accorgi che piano piano questa emozione si trasforma, ti attraversa e ti lascia andare. Può essere che tu abbia bisogno di farlo più volte, non è detto che subito alla prima tu ti liberi dell'emozione, soprattutto quando sono cose che insomma magari abbiamo, sperimentiamo da un po' di tempo. Non è detto che sia una soluzione lampo, ingoia una medicina ed è finito tutto. Magari ci vorrà del tempo. Però quello che fa la nostra mente è quello di iniziare a intervenire con delle credenze limitanti. Siamo stati allevati per credere che non c'è, se non c'è sforzo, non esiste poi la ricompensa. Se non provi dolore, adesso non funzionerà. Bisogna provare dolore ora per poi godere in futuro, beneficiare in futuro dei frutti del dolore di oggi. Tutte credenze limitanti che non hanno ragione di essere. Se è troppo facile, vuol dire che non funziona, perché la tua mente comincerà a dirti tutte queste cose. Quindi sappilo, sai, devi sapere che avrai, andrai incontro a tutte queste credenze limitanti mentre lo fai. Io ti dico di sospendere il giudizio e di riportare tutto nel corpo. Quando tu porti l'emozione nel corpo e le smetti e stacchi la mente, ti focalizzi sui sensi interiori, ok? Sul sentire l'emozione. Quindi sospendi il giudizio e lo puoi fare, rimettilo quando vuoi il giudizio, sii scettico quanto ti pare, ma datti la possibilità proprio di sospendere per un po' il tuo scetticismo. Dici, adesso no, adesso sono in break col mio scetticismo. Ebbene, vi faccio l'esempio di una storia che viene citata, per esempio, nel libro di questo signore che aveva un uomo d'affari che aveva conosciuto una ragazza che stava dall'altra parte del mondo, si erano già incontrati, era nata una bellissima relazione e una volta tornati ognuno nelle rispettive città, questo signore dall'altro capo del mondo aveva deciso proprio di prenotarsi 2 settimane di vacanza dal lavoro per viaggiare dall'altra parte del mondo e viversi per 2 settimane di nuovo questa storia d'amore con questa ragazza che aveva appena conosciuto per sviluppare questa conoscenza, per vedere dove avrebbe portato la cosa. Ora, quando va a prenotare il volo, anzi, una volta prenotato, una volta fatto tutto, il giorno che deve partire si accorge che non trova il passaporto. Sparito. Improvvisamente vi potete immaginare ansia, rabbia, senso di colpa, quanto sei stupido, dove l'hai messo, ci devi fare attenzione a dove metti le cose, eccetera. Allora, preso da tutto questo turbinio di emozioni, non riesce più a ragionare, non riesce a ragionare, semplicemente non riesce ad agire. Si ricorda fortunatamente che esiste il metodo del lasciare andare. Si siede, si dà il permesso di respirare, di sentire dove sono le emozioni nel suo corpo, questa rabbia, questo senso di colpa, questo continuo giudicare il fatto che abbia lasciato quanto è stupido aver smarrito un passaporto, una cosa così importante, adesso una relazione così bella che stava nascendo, adesso non posso coltivarla, eccetera. Mentre sente queste emozioni di rabbia, di paura, di tristezza, incomincia a sentire la tristezza anche. Emerge fra tutte la tristezza. La ascolta, decide di ascoltarla, di stare fermo ed ascoltare. Cioè, che cos'è questa tristezza? Bene, osservandola, la tristezza non era altro che il dire:
cavoli, non starò 2 settimane con questa persona, ho perso l'occasione della mia vita di conoscere questa ragazza e veramente di poter approfondire una relazione che probabilmente mi avrebbe portato a stare con la mia anima gemella, con la persona del mio futuro, dei miei sogni, eccetera. La tristezza. Allora ha deciso di rimanere dentro questa tristezza, ha deciso di darle il benvenuto, di ringraziarla e di lasciarla andare. Ha detto proprio con intenzione: ti lascio andare. Basta l'intenzione, ragazze e ragazzi, basta l'intenzione, non serve lo sforzo, il sentire che la lasciate andare, eccetera. Provate. Ha deciso di lasciarla andare e che cosa è emerso subito dopo? Una chiarezza che prima non aveva. Che tipo di chiarezza? La chiarezza del fatto che era veramente possibile che se non fosse stato con questa ragazza per 2 settimane avrebbe perso completamente l'occasione di avere questa ragazza come sua compagna. Aveva veramente senso questa cosa, ma una relazione veramente importante può resistere a una nuova programmazione del viaggio che sarebbe avvenuto entro 2 settimane ancora, magari finché non avesse trovato il passaporto, eccetera. Avrebbe potuto resistere se era importante, se c'era già stato qualcosa importante? Beh, la risposta è sì. E questa nuova consapevolezza gli ha permesso di veramente raggiungere una soglia di neutralità emozionale che prima non aveva e in un lampo si è ricordato dove aveva messo il passaporto. Non lo sapeva prima, non lo vedeva, no, era incapace di fare azioni costruttive quando era sommerso da queste emozioni. Lo sappiamo come ci sentiamo quando siamo sommersi da certe emozioni o quando, peggio ancora, agiamo sulle emozioni. Quando agiamo la rabbia, distruggiamo matrimoni, distruggiamo relazioni. Quando agiamo sulla depressione, facciamo casini mortali. Quando ci diamo il permesso di sentirla, senza reprimerla, allora arriva la chiarezza mentale. Quindi, questo è veramente una cosa che vi dico: non credetemi sulla parola, vi dico sperimentatelo facendolo. Può essere che per voi non funzioni la prima volta, la seconda, la terza, non importa, continuate a farlo. Vi dico che a me ha sempre dato i suoi frutti istantaneamente e a tantissime persone con cui parlo, proprio perché questo lavoro di fermarsi e sentire l'emozione senza analizzarla è una cosa che raramente facciamo, che pochissimi di noi fanno consapevolmente. Facciamo tutto il resto, la reprimiamo, la sopprimiamo e scappiamo. Sempre. È una società fatta di dipendenze, dipendenze emotive. Anche le dipendenze emotive spesso vengono dall'aver represso, per esempio, l'amore per noi stessi, di non permettersi di viverlo, di non averlo, di averlo, ma di averlo portato talmente in profondità nel nostro subconscio da aver bisogno di amare eccessivamente, in maniera con un certo attaccamento, le persone. Gli animali, i nostri animali domestici, per esempio, fa l'esempio proprio nel libro di questo. E io sono una che adora il proprio cane. Ma mi rendo conto che sono stati dei periodi della mia vita in cui il mio era un attaccamento eccessivo, era un oddio, devo starti appiccicata così. E anche quello è un. Beh, io ho studiato scienze erboristiche all'Università di Pisa. Tra le altre, e una cosa che veniva sempre detta è che è il veleno, è la dose che fa il veleno, non è la sostanza stessa che troviamo in una pianta che può essere velenosa, non è la marijuana che è velenosa, è la dose, non è il prezzemolo che è velenoso, tant'è che lo mangiamo, ma se il prezzemolo ne mangi troppo può essere abortivo, se il prezzemolo ne mangi ancora di più della soglia in cui ti provoca l'aborto può essere mortale. Quindi addirittura c'è gente che è morta con la propoli. Quindi il veleno è la dose. Ancora una volta non significa non amare il proprio cane o il proprio gatto, ma significa capire quando è che stai usando il tuo animale piuttosto che il tuo partner come un modo per scappare
dall'amore per te stesso, dal sentire l'amore per te stesso. È molto interessante come cosa. E quando realizzi che stai scappando, che stai reprimendo, siediti, fermati e senti, dai il benvenuto e decidi di lasciare andare e affidare a qualcosa di superiore che riguarda il tuo credo, il tuo sentire, la tua religione, qualsiasi cosa sia per te. Ok? Bene, io spero che questa diretta sia stata di valore. Se lo è stata, condividetela o scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Mi fa piacere veramente ascoltare la vostra opinione, è sempre molto arricchente per me. Cercherò il più possibile di rispondere a tutti i commenti. Sicuramente se avete salutato con un 1 o con un 2 vi verrò a salutare a mia volta. Se state vedendo il replay su YouTube e vi è piaciuto, iscrivetevi al canale perché quello è l'unico modo per rivedere i contenuti che faccio. Anzi, accendere la campanella, cliccare sulla campanellina a fianco perché così avrete delle notifiche ogni volta che verrà pubblicato un contenuto sul canale YouTube. Perché, ahimè, l'algoritmo di YouTube è un po' birichino, ci riduce le visualizzazioni, non avverte i nostri iscritti quando viene fuori un nuovo video, eccetera. Non sempre, quindi insomma, aiutiamoci in questo senso. Va bene? Grazie per esserci stati ancora una volta. Mamma mia, quanti commenti sono arrivati! Aspetta che adesso vado a rispondere a tutti. Ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!